Seconda giornata di Serie A, al Pala Carrara si affrontano Avellino e Pistoia. Parte bene la squadra ospite con il parziale di 9-2. Pistoia che non produce punti in attacco, ma riesce a tenere in difesa. E poi con Cortese, con 4 punti di fila, che riesce a tornare sotto a Avellino, che però risponde con le bombe dall'arco di Richardson e Lakovic. Più tardi Gibson prova con un'entrata in penetrazione a risollevare le sorti di Pistoia, che chiude il secondo quarto vicino Avellino. Terzo quarto che si riapre con una bella entrata in penetrazione di Daniel, che con un gioco da 3 punti fa ben sperare i tifosi di Pistoia, che però si ricredono subito con un parziale devastante a favore di Avellino, che chiude con Richardson una bomba da 3 sul meno 19, successo come a Cantù per Pistoia. Pistoia che poi nel quarto quarto tenta di riavvicinarsi e dal meno 25 in cui era sprofondata si riavvicina pian piano e ha addirittura negli ultimi minuti con la possibilità con Wanamaker di entrare sotto canestro e appoggiare il meno 3, che però viene sbagliato la conclusione. Pistoia che continua nell'ultimo minuto a mettere paura alla squadra ospite, che però porta a casa il risultato. Seconda sconfitta consecutiva per Pistoia. La prossima sarà in casa di Sassari, altra sfida difficilissima per gli uomini di Paolo Moretti. È tutto per Pistoia Live, a risentirci prossimamente.